Io adesso volevo iniziare anche appunto a rivolgermi al discorso citizen science nel modo proprio più specifico, e Andrea Sforzi in questo ne è il testimone più adeguato, perché questo discorso della citizen science abbiamo visto che il network lo affronta molto volentieri, però il tema appunto di cercare di tenere separati i dati raccolti anche da citizen science, ma che hanno avuto un processo di validazione, quindi di rigore scientifico, possono rientrare di diritto nel network, però senza chiudere a tutto quello che è il mondo della citizen science dei cittadini, che in qualche modo abbiamo visto anche i progetti con cui il network si mette in relazione e quindi può integrare, aprendo a una mole di dati ancora più vasta. Grazie, Andrea. Grazie, è un piacere essere qui. Ovviamente parlando di citizen science parliamo di science, quindi di scienza, quindi di produzione dati, ma in realtà è qualcosa anche di molto più complesso. Quindi mi sono permesso di portare un paio di slide introduttive perché molto spesso nell'opinione pubblica, soprattutto italiana, si inizia da non molto a parlare di citizen science. E si confonde con gli strumenti, in realtà è qualcosa di molto più complesso. Nasce da due concetti fondamentali: la prima è quella di un sociologo che voleva valorizzare quelle che erano le conoscenze che fanno parte della popolazione. Ci sono delle conoscenze anche scientifiche che non vengono, che vengono perse, che non vengono raccolte dal mondo scientifico e che avrebbero bisogno di essere valorizzate. Quindi Alan Irwin, che è stato anche nostro ospite l'anno scorso al convegno che abbiamo fatto a Roma, il primo congresso nazionale e internazionale di citizen science, che è colui che ha fondato un po' anche questo nome. E altri come Rick Bonney, che è un altro guru, diciamo, della citizen science a livello mondiale, che si occupa soprattutto di studi di uccelli, alla Cornell Lab of Ornithology a Ithaca, a New York, che in realtà, appunto, forse più vicino al concetto di cui parliamo oggi, individua nella citizen science uno strumento di ricerca per coinvolgere i cittadini. Ovviamente, se ben formati, se strutturati in modo corretto, possiamo raccogliere moltissimi dati che solo i ricercatori non sono in grado di raccogliere. La mia definizione preferita di citizen science è quella che vedete sotto, sostanzialmente è un coinvolgimento di scienziati e cittadini per produrre evidenze scientifiche. Non basta soltanto produrre dati, perché se ci fermassimo lì probabilmente non avremmo nel tempo continuativamente la collaborazione dei cittadini. Quindi uno strumento anche come quello che può essere l'NNB, che saluto con grande entusiasmo e sono molto felice di aver visto che è stato messo in piedi, ritengo sia un po' il punto di partenza per qualcosa che poi dovrà essere anche un insieme di servizi dati non soltanto al mondo della ricerca ma anche ai cittadini. Diciamo che il modo per essere coinvolti in progetti di citizen science è molteplice. Diciamo, c'è chi si è messo già alcuni anni fa a descrivere le varie tipologie. La contributiva, cioè il fornire il dato, è solo il modo più semplice. In realtà, cittadini possono essere coinvolti in base alle loro conoscenze personali anche in altri compiti propri della ricerca scientifica, che arrivano fino a co-creare la ricerca, a individuare un'ipotesi, a lavorare insieme ai ricercatori per elaborare i dati. E questo può consentire di generare grandi quantità di dati che sono utili, appunto, soprattutto in termini conservazionistici nel nostro caso, ma in realtà si applica a ogni settore della scienza. E molto spesso c'è una reticenza da parte di una parte del mondo scientifico verso l'affidabilità. Avete già capito, è stato detto varie volte, dipende molto da come vengono impostate le raccolte dati. Esiste una cattiva scienza e una buona scienza, esiste una cattiva citizen science e una buona citizen science. Se i ricercatori si impegnano a validare dati, a verificare dati, a fornire strumenti che i cittadini possono utilizzare, ci sono tantissimi cittadini volenterosi che sono in grado di raccogliere ottimi, ottimi dati. E quindi, se fatta bene, ha un valore complessivo che va oltre il dato, ma ha un valore ovviamente scientifico, ma anche per la società, perché così cresciamo persone più coinvolte, più consapevoli, educativo quindi, e alla fine quello che forse interessa alla fine anche lo stesso ministero di policy making, ovvero può essere utile per definire politiche di gestione e di conservazione delle specie in questo caso. Per questo sono nate una serie di associazioni. Io
diciamo, faccio parte dell'Associazione Europea di Citizen Science sin dall'inizio, sono nel Board of Directors dal 2013 e in questi anni è cresciuta moltissimo e abbiamo membri appunto un po' in tutto il mondo, si può dire. Siamo suddivisi in gruppi di lavoro che si occupano di tanti aspetti, come vedete non sono soltanto i dati ma tutto quello che riguarda l'open science, la comunicazione, education e così via. Sono stati elaborati all'interno di EXA una serie di principi ispiratori, proprio perché è un concetto così ampio che se non cerchiamo di definirlo in qualche modo rischia di sfuggire o di essere interpretato in modo sbagliato. E negli ultimi anni in Australia, in America, ultimamente anche in Asia, sta nascendo anche in Africa, nascono network, reti a livello nazionale e continentale di persone che si occupano di questo nuovo settore della scienza. Quindi è in sviluppo, diciamo, velocissimo. Parlando di portali, poi immagino ne parlerà il professor Sbordoni sicuramente, GBIF è un punto di riferimento, è stato citato anche stamattina, e ci sono dei portali che aiutano le persone a raccogliere informazioni, a interrogarle, a scaricarle, a utilizzarle. Non sempre però in questo caso si tratta di dati validati o verificati, quindi c'è da vedere, diciamo, con un senso critico ma anche migliorativo questi aspetti. L'esempio italiano con l'NNB in realtà fa parte di una serie di altri esempi a livello internazionale, ci sono tanti altri network e reti che stanno nascendo, quindi il mio contributo è anche quello di dire cerchiamo di collaborare con coloro che già magari sono partiti un po' prima di noi, hanno una certa esperienza o con cui possiamo scambiare anche la nostra. E ad esempio l'NBN, che è National Biodiversity Network inglese, che dà una serie di servizi, come ad esempio le checklist aggiornate, questo è un tasto dolente, perché molto spesso le nostre checklist non sono aggiornate, che, a quanto io ricordi Fauna d'Italia del 2003, l'ultimo aggiornamento formale. Quindi, si sta aggiornando. Bene, meno male. Ecco, quindi c'è bisogno che questi sistemi forniscano anche a coloro che vogliono fruire non soltanto i dati ma dei servizi anche di aggiornamento sulle banche dati. E ci sono altri portali, questo è quello spagnolo ad esempio, che sono nati recentemente sull'onda di un software che è stato elaborato dall'Atlas of Living Australia, ALA, che sta diventando una sorta di standard con cui dovremo interfacciarsi anche noi come network italiano, in quanto ha avuto un grossissimo investimento del governo australiano con 50 milioni di dollari investiti per sviluppare un sistema open source che è un sistema molto complesso, non dà solo il portale ma dà anche una serie di hubs che consentono, c'è un hub sui BioBlitz ad esempio, a singole iniziative e settori di svilupparsi, ha al proprio interno un database interrogabile di progetti di citizen science e viene utilizzato proprio perché open source da molti paesi diversi, tra cui appunto la Spagna, la Francia, l'Inghilterra. Quindi avere la possibilità di collaborare, di interfacciarsi con loro sicuramente sarà un punto di crescita anche per la nostra esperienza italiana. Ciò che a me piace di più di questo sistema dell'Atlas of Living Australia è che ci sono i dati, c'è la parte scientifica ma c'è anche la parte di policy, ovvero tutto il sistema è pensato in modo tale da aggregare i dati e da renderli utilizzabili in un contesto di conservazione, quindi che è il fine ultimo vero di ogni raccolta dati, al di là del piacere di poter vedere una distribuzione di una specie o quant'altro. E questo rientra perfettamente nelle politiche comunitarie, ne abbiamo sentito parlare anche stamattina nella prefazione, dove sempre di più, anche a livello proprio di iniziative formali a livello europeo, si dà potere alla citizen science in quanto fonte di informazione che poi in qualche modo coinvolge i cittadini, non soltanto per la biodiversità, ma ad esempio per la qualità dell'aria, per le specie alene invasive e così via. Quindi siamo completamente in linea con questo nuovo settore in sviluppo. Due parole finali per quanto riguarda la citizen science in Italia. Accennavo prima appunto alla prima conferenza internazionale che abbiamo organizzato proprio a Roma lo scorso anno, che è stato un grande successo, realizzato appunto dall'Accademia Nazionale delle Scienze e in collaborazione con CNR, lo stesso ministero, LifeWatch, e al termine della quale c'è stata una conferenza stampa che ha cercato anche di dare delle informazioni più ampie su come svilupparla nel nostro paese e soprattutto ciò che
ci sta ispirando è una strategia che già in altri paesi come la Germania stanno realizzando, e abbiamo iniziato l'anno scorso in aprile una tavola rotonda in parte a Grosseto presso il Museo di Storia Naturale della Maremma che dirigo e in parte presso l'Accademia Nazionale delle Scienze, che vede coinvolti tutti gli stakeholders potenziali a livello nazionale che vogliono contribuire a questa strategia. Vi annuncio già da adesso che stiamo lavorando a un prossimo incontro che sarà a febbraio presso l'Accademia Nazionale delle Scienze, e l'idea è quella di coinvolgere più persone possibili, più enti possibili, dall'Associazione dei Musei a Parchi e Aree Protette, il Ministero dell'Ambiente ovviamente, il Ministero della Ricerca Scientifica, ma anche ogni forma di interesse come associazioni conservazioniste, ambientaliste, centri di ricerca. Vorremmo creare una strategia che in qualche modo ci strutturi come paese e magari in futuro possa avere anche un supporto governativo, magari. Grazie. Grazie davvero Andrea, perché hai toccato tanti aspetti con cui appunto è correlata la citizen science, e ne vorrei citare un altro che non ho ancora mai sentito fino adesso, che è quello dell'educazione. Perché secondo me è un aspetto molto importante del coinvolgimento dei cittadini, soprattutto delle generazioni più giovani, e che si collega anche a tutto il discorso del mondo della ricerca e dell'università. Infatti vorrei adesso invitare a parlare Stefano Martellos e Fabio Torre,